Cari telespettatori, buonasera. Benvenuti al programma culturale intitolato Culture. Ospiti di oggi sono Mario Stefania e Roberto Di Tullio. Buonasera. Loro sono due musicisti e suonano la chitarra classica. Ecco, è un piacere averli con noi. Partiamo subito con le domande. Mario, parlaci di te. Allora, ti do le mie generalità per cominciare. Se vuoi sapere la mia data di nascita, dimmi tu. Beh, sì, sì, ci interessa. Ti parlo in questo modo perché è la prima volta che ho un tipo di esperienza televisiva, quindi... No, no, prego, prego, vai. Ecco. No, io nasco a San Giovanni Rotondo nel 1992. E sono residente chiaramente a San Nicandro Garganico. Entriamo subito nel vivo di quello che ci interessa. Sì. Ho iniziato a studiare chitarra classica a partire da 11 anni sotto la guida del maestro Giuseppe Di Sipio alle scuole medie indirizzo musicale d'Alessandro. Bene, adesso passiamo un po' la parola a Roberto. Roberto, parlaci di te. Buonasera ancora. Anche io sono di San Nicandro, sono nato a San Giovanni Rotondo il 24 ottobre del 94. Anch'io, diciamo, un po' il destino di Mario ci ha accomunati quasi, e quindi anch'io ho frequentato le scuole di indirizzo musicale, scuole medie indirizzo musicale a San Nicandro Garganico, sempre sotto la guida del maestro Giuseppe Di Sipio. Abbiamo due, però diciamo ci siamo divisi il percorso nel frattempo. E io sto frequentando il secondo anno del triennio, e mentre Mario sta invece al decimo anno. Io invece sarebbe il nono anno, il secondo anno del triennio è il nono anno. Il nuovo ordinamento, praticamente con il nuovo ordinamento si sta cercando di trasformare il conservatorio in corso di laurea sostanzialmente. Questo è il progetto che si sta cercando di creare, anche se con qualche problema, visto che comunque tutte le materie comunque tolgono tempo agli studenti, quindi allo studio dello strumento, che poi penso che sia la cosa fondamentale. E quindi laurea, quindi esami di laurea, stessa struttura, diciamo, di un normale corso di laurea, ecco. Sì, allora Mario, dimmi, cos'è per te la musica? Beh, definire un qualcosa di invisibile, di insostanziale, diciamo così, è un assurdo. Però se proprio dovessi dare una definizione di musica, ti risponderei musica, magia e euforia, questo per me. Eh beh, sono bei termini che ci metti, e sono molto belli, complimenti. Quello che penso, semplicemente. Roberto, cos'è per te la musica? Mi hai fatto una domanda da $1 milione. Va bene, per me la musica vuol dire emozione, quindi con la musica si cerca di trasmettere un'emozione a un pubblico che assiste alla tua performance, però la cosa necessaria è che comunque l'emozione deve nascere dentro di te, e quindi penso che ogni musicista in genere dovrebbe fare suo un pezzo, e un brano, un qualcosa, perché poi deve riuscire innanzitutto a far nascere l'emozione dentro di sé e poi a trasmetterla al pubblico che viene per ascoltare, per seguire ascoltare questa tua emozione, provare la tua stessa emozione o diversa, perché no. Bene, allora Mario, dimmi una cosa, è fondamentale la musica in società? Beh, tu che dici? Beh, credo proprio di sì. Allora, se pensiamo alle antiche società primitive, qual era l'essenzialità all'epoca? Era quella di procacciarsi, di cacciare per riuscire a sopravvivere, di ripararsi nelle caverne. Però io mi chiedo perché a un certo punto l'uomo primitivo ha cominciato a percuotere qualcosa, ad emettere dei suoni. E io penso che l'abbia fatto per una questione di comunicazione. La musica è comunicazione, quindi
è fondamentale e lo è stato fondamentale sin dall'inizio della società, insomma. Sì, infatti. Ma Mario, ma tipo la musica, cioè, è fondamentale anche adesso, allora? È fondamentale anche adesso. Certamente adesso il tipo di fruizione musicale ha subito delle modificazioni, in quanto con l'avvento di internet tutti possono ascoltare qualsiasi tipo di genere musicale. E, tuttavia, cosa è successo? Mentre, come dicevamo prima, sì, in antichità l'uomo primitivo per sentire musica autoproduceva musica, quindi era un essere creativo, adesso questa figura non coincide sempre. Infatti ci sono sì persone che hanno la professionalità di compositori, musicisti, e quindi in questo caso autogenerano musica e si autoascoltano. Però c'è anche un'altra parte della società che ascolta solo musica e non la fa attivamente. Ok. Roberto, quindi per te è fondamentale la musica in società anche ai tempi d'oggi? Ma mi ricollego un po' a quello che diceva Mario, sì, prima. Sostanzialmente io credo che ormai oggi la tecnologia ha raggiunto dei progressi micidiali, e quindi a volte fare musica d'insieme ci fa tornare un po' a prima, quando comunque c'erano dei rapporti sociali tra delle persone. Quindi non solo la musica è importante anche da sola, ma anche importante fare gruppo, quindi è molto, molto utile avere questi contatti, queste unioni sociali, per avere dei rapporti anche a livello professionale, ma anche a livello interpretativo. Quindi si va un po' a tornare a anni passati per riuscire a trovare quell'unione, quella unione tra gente che ormai credo che si stia perdendo un po'. Sì. Se permetti, Giuseppe, precisazione. Perché è fondamentale fare musica? Anche per un altro punto di vista, cioè suonare un'attività psicomotoria, cioè mette in moto sia le nostre facoltà intellettive che quelle motorie. Quindi c'è uno sforzo raddoppiato, sforzo, insomma, per modo di dire, però è un'attività molto interessante, che va a mettere in moto entrambi gli emisferi del nostro cervello, ossia l'emisfero sinistro e l'emisfero destro. L'emisfero sinistro, che è il nostro emisfero analitico, l'emisfero destro che è il nostro emisfero creativo, intuitivo. In chi suona, praticamente il cervello funziona in maniera più equilibrata, c'è un equilibrio fra le due funzioni dell'emisfero. Bene, grazie della spiegazione. Ecco, ragazzi, perché Mario, perché fare musica? Perché fare musica? Perché ho scelto di fare musica? Sì, sì. E soprattutto la chitarra, ma soprattutto, tra virgolette, ho scelto la chitarra perché era uno strumento che mi si avvicinava da un punto di vista emotivo. Tuttavia mi sono avvicinato alla musica in genere perché mi scatenava dentro una fiamma, sì, letteralmente. Quindi tu pensa, mi sono appassionato alla chitarra, questo è vero, infatti poi ho continuato con la chitarra. Inizialmente però avevo intenzione di studiare batteria, quindi insomma. Roberto, ora, perché fare musica e perché hai scelto la chitarra?
Allora, la chitarra è uno strumento che non ha tutta questa sonorità e quindi è stata prevista per essere suonata da sola. Però io, quando ero più giovane, quando ero più fanciullo, ho sentito mio zio, alcuni dei miei parenti che comunque sapevano, non sapevano fare tutte queste cose grandiose, ma comunque io me ne innamorai. Mi innamorai perdutamente e decisi di cominciare a suonare, quindi a strimpellare qualcosa. Quell'amore è andato avanti piano piano, col tempo è andato avanti e si è trasformato in una passione che veramente ormai sta diventando interminabile. Praticamente ci va a togliere molto tempo alla giornata, però è un tempo speso giustamente. Speso bene. Ragazzi, che Roberto, la faccio a te. Che caratteristiche sonore ha la chitarra classica? Allora, qui entriamo in un mondo veramente infinito, per così dire, perché, come ho detto prima, la chitarra non ha questa sonorità grandiosa, infatti non è stata prevista per inorganici come inorganici bandistici o orchestrali, è stata concepita per come strumento solista, anche se comunque durante l'arco della storia molti musicisti, molti compositori volevano comunque elogiarne il virtuosismo componendo, diciamo, delle opere per chitarra sola, però accompagnate dall'orchestra. Sì. Le sonorità comunque, a molti basta pensare che è possibile prendere il plettro e suonarci sopra. Sì. Anche se quella poi dà una sonorità molto banale, molto sporca, tra virgolette. Però è possibile, diciamo, ottenere suoni diversi anche, per esempio, utilizzando l'unghia. Noi, okay, infatti, noi chitarristi classici usiamo l'unghia, ossia l'unico modo è l'unghia. Infatti, se vedete gente per strada che ha queste armi di distruzione di massa, non vi meravigliate, questi artigli a proposito. Quindi bisogna avere un'unghia abbastanza, non molto lunga, dipende in base dal taglio del polpastrello che abbiamo. Quindi, poi la sonorità, parliamo appunto delle sonorità, possono variare in base alla posizione del polso, che può essere perpendicolare al taglio delle corde e quindi dà un suono quanto metallico, quindi così, perché il suono viene solo di unghia. Oppure può avere un suono più profondo abbassando il polso e renderlo parallelo alle corde. Sì. Così, e viene quindi qualcosa di più sensuale, più profondo. Un timbro più ombroso. Un altro, diciamo, modo per poter ottenere variazioni timbriche e di sonorità è spostarci con il braccio allontanandoci o avvicinandoci verso la buca dove c'è questo foro, sì, che è il foro dove si produce il suono, dove la cassa risuona e le vibrazioni delle corde. Allontanandoci e avvicinandoci verso il ponticello, questo strumento dove vengono attaccate le corde, sì, il suono è più metallico. È un suono metallico, mentre invece avvicinandoci verso la buca il suono è più dolce. Così che anche allontanandosi, andando verso la tastiera, la situazione diventa ancora più dolce e andiamo quasi in un'atmosfera onirica. Mario, adesso la faccio a te la stessa domanda. Che caratteristiche sonore ha la chitarra classica? Beh, parecchie devo dire. E molto spesso, come diceva prima Roberto, per una questione di volume, purtroppo nelle sale l'aspetto delle sfumature timbriche della chitarra non viene percepito. La chitarra ha una natura più accogliente rispetto agli altri strumenti, per quanto ci sia stato lo sforzo da parte degli utai di ottenere sempre chitarre da
un suono sempre più voluminoso. Tuttavia la caratteristica timbrica la manifesta con maggiore audacia proprio in ambienti piccoli, cioè tutti quei colori li puoi percepire da vicino. È uno strumento molto intimo, devo dire. E ragazzi, una domanda, ora la faccio al nostro Roberto. Potete studiare solo musica classica col vostro strumento o potete allargare ad altri orizzonti? Certamente, ti rispondo così, Giuseppe, certamente il repertorio che si può suonare è esclusivamente quello classico, sì. Però possiamo avvicinarci anche ad altri stili musicali, sì. Assolutamente sì, perché con la tecnica su questo strumento possiamo anche avvicinarci ad esempio ad altri generi come il blues, il jazz, anche se lì comunque c'è bisogno di avere una strumentistica differente, però la tecnica soprattutto della mano sinistra, sì. Che su questa chitarra, su una chitarra classica è veramente, veramente sostenibile, si può arrivare anche a suonare anche su altre chitarre con discreta facilità. Il problema lì poi sorgere, che sorge, è proprio sulla mano destra, che ha un'impostazione diversa. Però noi nel nostro piccolo possiamo avvicinarci. Infatti Roberto, se vuoi dire un po' quello che abbiamo fatto stamattina, giusto, sì, per fare un, sì, esempio, abbiamo insomma iniziato a improvvisare su una base basica, su una base reg. Sì. Con improvvisazione di una scala blues, oppure abbiamo utilizzato delle ritmiche di bossa nova, quindi accordi brasiliani, sempre improvvisati con scala blues, quindi queste sono delle cose che poi... E secondo te, Mario, faccio la stessa domanda, secondo te si può studiare solo la musica classica con la chitarra classica? No... Oddio, cioè, possiamo fare brani di Bach con la chitarra elettrica, o viceversa, possiamo fare brani metal con la chitarra classica. Chiaramente le sonorità e gli effetti saranno molto differenti, però l'approccio, voglio dire, è illimitato, si può fare qualsiasi cosa, no? Basta avere, come dicevo prima, un po' di creatività, può nascere qualcosa di nuovo, insomma. Bene, bene, bene. Addirittura può diventare anche una batteria, la chitarra, volendo, sì. In alcuni casi, infatti ci sono dei brani scritti da compositori contemporanei che prevedono proprio il percuotimento della cassa. Bene. Cari telespettatori, la nostra puntata volge al termine. Vi saluto con Mario Stefania e Roberto Di Tullio. Vi auguro una buona serata. Alla prossima.